Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Ancestors e rieccoci qui con il nostro terzo episodio. Spero che questa serie ragazzi possa interessarvi un po', perché alla fine non c'è una storia vera e propria, ma è più che altro curiosità nell'esplorazione e nella ricerca di qualcosa che qualcuno prima di noi ha scoperto. Allora, la cosa buona di quando stiamo qui con tutti è che facendo una cosa con qualcuno di loro, gli altri replicheranno, quindi mangeranno tutti, berranno tutti nel momento in cui lo andiamo a fare. L'unico problema è che non tutti mangiano determinate cose, quindi forse qualcuno potrebbe sentirsi poco bene dopo aver assaggiato qualche cibo. E quando ci ritroviamo vicino ai piccoli, anche se non li portiamo in spalla, teoricamente guadagniamo comunque qualche punto, ma la cosa migliore è sempre portarli in spalla. Ce ne prendiamo due. Prendiamo le nostre armi, possiamo prenderne anche una sola, e ragazzi si riparte. E avere i piccoli in questo gioco è fondamentale, questo porterà all'evoluzione. Allora, nello scorso episodio abbiamo scoperto quindi come appuntire un bastone, ora vorrei provare ad utilizzarlo. Abbiamo già sonno? Ragazzi, mi sa che hanno fame. Facciamo un po' così, va. Facciamoli mangiare. Il problema è che se finisce la roba da mangiare, che gli raccontiamo? Hanno tutti quanti un po' sonno però, eh. Facciamoli bere. Ok ragazzi, ho fatto un altro mucchietto pure qui sotto. E dormiamo. Impareremo qualcosa oggi? Credo proprio di sì. Per utilizzare i sensi non devo avere nulla in mano, quindi al momento è abbastanza fastidioso. Allora, questi qui sono i datteri. Quello dovrebbe essere cocco. Yes. Altri datteri. Quindi effettivamente abbiamo da mangiare vicino casa. Il problema è che non vanno a raccoglierlo loro. Questo ragazzi non posso analizzarlo. Sembra non esserci nulla. Allora io farei una cosa. Affronteremo il cinghiale. Ultimamente scorrazzava qua in zona. E laggiù dovrebbe anche esserci del miele, eh. Lo vedete? Forse non conviene avvicinarsi troppo però. Lasciamo il bastone che è caduto, perfetto. Non sappiamo cosa sia. Alveare. Riprendiamo il bastone. Cinghialetto? Vieni qua. Ti voglio affrontare. Come funzioni? Carica, carica. Ci ha rotto le ossa. Ci ha rotto le ossa. Allora, ho provato ad aspettare perché volevo vedere come poter attaccare. E se non premo A, non mi fa attaccare. Quindi forse devo tenere premuto A e aspettare il momento giusto. Comunque, ci ha rotto le ossa. Aha! Ok. Lo abbiamo infilzato. Allora, teoricamente questa pianta dovrebbe aiutarci.
Sì, ci aiuta. Di sicuro non era così semplice guarire in passato, Però, insomma, ti fa capire che utilizzando determinati alimenti con determinate proprietà poteva essere più semplice sopravvivere. Dove stai? Dove stai? Che mo sappiamo come attaccare. Quindi devo azzeccare il tempo praticamente e infilzare il nemico. E avendo... A questo punto, ragazzi, possiamo farlo con diverse armi. Però forse sfruttando il bastone appuntito facciamo più danni. Lo sento camminare, ma non lo vedo. Eccote. Sei sempre tu, vedo ancora la lancia vecchia. Analizziamo. Punto di raccolta scoperto, ma possiamo già mangiare la carne? Non credo, lo sapete? Infatti, sinceramente, neanche me lo fa fare, neanche è più di tanto attratto da ciò. Vi ricordate che nello scorso episodio avevamo visto delle nuove rocce? Mi sembra fosse ossidiana. Ecco, magari riportandoci un pezzo di ossidiana possiamo lavorare le cose diversamente. Ragazzi, quindi per il cinghiale abbiamo utilizzato due bastoni. Quanto ci vorrà per uccidere una tigre? Prendiamone un paio di pezzi. E via. No, 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 queste qui sono uova. Le uova di un serpente che probabilmente ha steso la tigre. Forse proprio nello scorso episodio. Da quello che ho visto, il cinghiale non è che ti attacca per principio. Ma quando si sente tipo minacciato, cioè se tipo tu ti avvicini per... Chi è? Chi è? Oh. No, lasciamo tutto qua. Portiamogli da mangiare. Prendiamogli queste non fanno male a nessuno. Mangia. Porca vacca. Ragazzi, devo andare via. Devo andare via. Via. Va bene, arrampicati, mi sta bene che non puoi fermarti, mi sta benissimo. Scappa. Ok, la tigre non ci segue. Ciao amici. Lasciamo i piccoli qua. Credo ragazzi che l'ossidiana ci permetta di fare ciò in modo più veloce. Cioè l'ossidiana dovrebbe essere più dura. Adesso andremo a combattere contro la tigre. You, maschio adulto, vai, prendiamo lui. Allora, mangia qualcosa. Praticamente ha già bevuto.
Tigre balorda, dove sei? Ok, ancora vivo? Ok, ancora lì sotto. Non capisco quale sia il suo problema, però. Va bene, il dattero. Ti arrabbia se gli diamo il dattero? Cosa le serve, signorino? Allora, noi il cocco sappiamo utilizzarlo. Vediamo un po' se magari dandoglielo si arrabbia. Io qui non avevo lasciato l'ossidiana da qualche parte qui. Ragazzi, magari ha sete. Dateci un sasso. Oh, ok, ok. Dove va bene, dove va bene. Porca vacca. Sali, 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 sali. Vieni, 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 vieni. Curate, curate, curate. Il nostro nuovo amico Tuk è una nuova femmina. Tu ti accoppierai con lei. Perfetto ragazzi, coppia formata e a posto. Ma io devo andare a recuperare le cose che ho lasciato di là. La maledetta tigre ha rotto le palle. Praticamente ragazzi, quando ci prende l'isteria impazziamo. Iniziamo a correre, ma torniamo all'accampamento. Il problema è che noi adesso siamo molto vicini. Ma se dovesse capitare in futuro... Io qui avevo lasciato qualcosa. Eccola qui. L'ossidiana si trova lì. Ok, ho ripreso sia il bastone che l'ossidiana. Alla fine i bastoni li posso rifare velocemente. L'ossidiana già è un po' più... Non difficile da trovare perché ragazzi... È veramente molto vicino a casa. Diamo un'occhiata all'evoluzione. Allora, noi al momento abbiamo sbloccato soltanto la motricità. Ma al momento anche i sensi, ragazzi, sono importanti. Infatti, ascoltare i rumori per localizzare le tigri o qualsiasi altro animale è molto importante. E al momento non lo possiamo fare se non stiamo fermi e se non abbiamo nulla in mano. Quindi è una cosa che dovremmo andare a migliorare sicuro. Poi abbiamo la capacità dell'analisi ambientale. La comunicazione pure, però... Al momento la comunicazione forse è la cosa minore. Io andrei con i sensi. Di analisi ambientale. Io vi ricordo che questo qui è uno dei bamboccetti che ci sono nati. Quindi già è molto più evoluto rispetto a noi. Solo che ancora non lo sa. Questo globo luminoso è praticamente l'energia che possiamo spendere. Da quello che vedo, al momento soltanto la motricità può essere sbloccata. Ma andiamo anche sulla comunicazione. Possiamo radunare tutti. Sarà possibile individuare più elementi distanti con l'intelligenza. Abbiamo dei punti, spendiamoli. Dai, 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 che bastano. Prima di arrivare all'isteria totale passerà un po' più tempo. E questo è molto comodo con la tigre in giro. Quindi per contrattaccare effettivamente devo andare verso il bersaglio. Dobbiamo fare un po' più di punti qua, eh. Però al momento non va affatto male. Allora, prendiamo un rametto e vediamo un attimo con l'ossidiana come va. Impiegare meno tempo ci aiuterà sicuramente. Non sembra metterci di meno. Anzi, forse è peggio. Aggiungiamo al mucchietto, ma non mi fermo qui. Sono curioso. Allora, prendiamo un po' il granito. Prendendo il granito, possiamo fare qualcosa? Una è più tosta dell'altra. Ah! Cosa creiamo? Analizza un po'.
un nuovo strumento, mola di granito. Ho rotto l'ossidiana! Non possiamo evolvere! E con la nostra classica bevuta finale, ragazzi, penso che per questo episodio sia tutto. Siamo ancora di più, siamo ancora di più. Adesso faremo un altro pargoletto. E facendo un altro pargoletto, probabilmente cresceranno i due piccoli laggiù. E diventeremo effettivamente un bel po', ragazzi. Devo capire un attimo come utilizzare diversi strumenti. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao, ciao.